come abbiamo già detto in altre occasioni, non c'è mai un'unica causa, c'è sempre la concorrenza di cause e poi evidentemente una fragilità di persone che sono anche delle persone insospettabili che in un momento possono agire in un modo imprevedibile e anche gravissimo, come nel caso in oggetto. C'è una fragilità che forse noi sottovalutiamo o c'è l'incapacità di accettare che la vita è imperfetta e si può sbagliare o si può essere vittime di momenti di dolore? Bravissima, è proprio così. C'è sicuramente una fragilità con la quale ci stiamo confrontando in questo periodo, ma che per anni ci siamo illusi non esistesse più. E poi c'è la necessità di affrontare momenti difficili della vita, che ovviamente è un'esperienza dolorosa che tutti vorremmo evitare, ma purtroppo può capitare e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo, e anche per gli uomini può essere necessario alcune volte saper piangere. Che cosa c'è che ancora oggi impedisce agli uomini di sapere che possono piangere, possono accompagnarsi al dolore e possono ricominciare? Non è facile, a parte gli stereotipi culturali e la nostra storia, è sicuramente una capacità che va un po' addestrata, no? Alcuni ce l'hanno, altri invece fanno più fatica, ma bisogna anche aiutare le persone nei momenti di fragilità a confrontarsi col proprio dolore e a potersi dire che in quel momento sono in crisi, in difficoltà grave. Senta, in chiusura le chiederei ancora questo, uscendo dal caso specifico di cronaca, ma entrando in un caso forse che riguarda un po' più tutti noi, in questi momenti di incertezza, il fatto di non avere più le basi che ci danno sicurezza può gettarci nello sconforto? Ma certo, sicuramente tutti noi abbiamo dei punti di riferimento che ci danno sicurezza e nessuno ha piacere, e direi nessuno si può augurare di perderli, ma può capitare, no? Così come può capitare nella vita di perdere il bene primario, che è la salute. A quel punto però bisogna confrontarsi con la nuova difficoltà e andare avanti. Quindi la forza consiste nel saper affrontare le difficoltà, non nel non averne. Quella al massimo può essere fortuna. Queste parole le prendiamo per buone anche per il periodo che stiamo vivendo, dottore, vero? Certo, anche noi abbiamo vissuto degli anni allegri e spensierati, ben vengano, ma dobbiamo prepararci ad averne altri un po' più difficili. Fa parte della vita, è successo a tutte le generazioni. La nostra comunque è una generazione fortunata, le nostre, perché ci sono molte generazioni in campo ora. Ci risentiremo al più presto, per parlare anche di argomenti che riguardano non tanto la tragedia, ma magari l'euforia che può coglierci in momenti in cui questi momenti di emergenza saranno passati. Io intanto però la ringrazio, dottor Villari, per essere stato con noi anche questa volta. Grazie a voi e accetto molto volentieri l'augurio di rivederci in un momento felice.